Jackson Hornet ha tutto, Proctor, compresi i sedili automatici. Davvero, signore? Tirami fuori di qui! Proctor! Faccio io, signore. Le andrebbe di fare un giretto di prova? E la sposto io, signore. Ehi! Harris a tutte le unità, un 5-12 in corso! Un altro ragazzo che ruba un'auto. Già il terzo in una settimana. Ecco l'auto rubata. Attento all'inversione. Buone sospensioni, vero signore? Muoviti, muoviti, muoviti! Passavo di qui. Forse eri a piedi. Posso aiutarvi? Sì, chiama un carro attrezzi. So fare di meglio. Ok, Mahoney, ci vediamo al distretto. Ma dove è andato? L'hai trovato? Qui non c'è niente. Allora non è l'auto che cerco. Datti da fare per trovarla. Billy, Gordo, Sammy. Ciao, Mahoney. Ciao, Jones. Come mai in giro a piedi? È una lunga storia. Ci dareste un passaggio al distretto? Certo, montate a bordo. Che combinate di bello? Il solito, niente. A me è venuta un'idea. E oggi la scuola di polizia è veramente, veramente orgogliosa di tenere a battesimo il suo primo corso di bevi agenti. Bevi agenti, un'idea eccellente, Mahoney. Scusi. Mi congratulo con voi, ragazzi, per il vostro alto senso civico. Anche se dei nostri coetanei rubano le auto, non significa che tutti i ragazzi sono delle mele marce. Ho capito, signore, è l'allarme della sua nuova Edson Hornet. Oh, tutto qua. La mia auto nuova! Ok, ci sei! Ehi, stanno portando via la mia auto! È certo che non fosse in divieto di sosta! Ehi, lasciate stare quell'auto! Guarda, gli sbirri, è meglio filarsela! Li prenderemo, capitano! Qui tira una brutta aria! Avanti, uomini, circondatelo! Sei in arresto, ragazzino! Uno l'abbiamo acciuffato. È Rocky!
frequenta la mia scuola, lo conosco. Scommetto che riuscirei a scoprire che cosa c'è dietro a questi furti. Mi pare piuttosto, anzi, direi molto pericoloso. Ma adesso sono un baby agente. Vabbè, rimane ugualmente pericoloso. Non se fosse affiancato da un paio di agenti esperti in incognito. Benvenuti a scuola, compagni. Non voglio arrivare tardi alla prima lezione. Sono curioso di conoscere le barbute. Ma che dici? Si chiamano sbarbine, Zed! Ah, vabbè, sbarbine, sbarbuta, che differenza fa? Io non sono di gusti difficili. Sono la supplente di ginnastica. Dove sono le chiavi dell'armadietto? Sono il maestro di tiro con l'arco. Quando comincio? È la prima lezione di educazione civica. Ci limiteremo a fare un giretto. Ma quello è passato con rosso, è vietatissimo! Ma che fai? Sta inseguendo quel pirata della strada. Accosta! Sparisci, bamboccio! Che nessuno si muova! Zed, no! Ascoltate bene, io sono la supplente di ginnastica, lui è l'agente... l'insegnante Tackleberry, il maestro di tiro con l'arco. Con questa tecnica semplicissima vi sarà quasi impossibile mancare il bersaglio. Bel tiro, maestro! Già, una vera bomba. Anche voi potreste averne una così. Davanti alla scuola c'è Vic e scommetto che quella è un'auto rubata. Ricevuto, Billy, ora controlliamo. Oh oh! Però, quanta fretta, l'amico! Ehi, si è infilato in quel parcheggio! Ormai è in trappola, c'è soltanto un'uscita! Un'altra volta! Queste Edson volano veramente! L'abbiamo trovato! Oh, lui ha trovato noi! Non mi piace quel che vedo! Tieni forte! C'è qualcosa che non va ai freni! Già! Oh! Meno male che era ancora in garanzia! Mi spieghi una cosa? Come mai un pezzo grosso come lei si è messo nel giro delle auto rubate? Guarda qua, è questo che mi interessa! Rubati i gioielli della corona della Ruritania! È opera sua? Già, e il mio uomo ha messo i gioielli in una Edson che stava per essere spedita in questo paese. Ma non so quale. So solo che doveva far parte del carico di ieri o di quest'oggi. E così ruberà tutte le Edson finché non li avrà trovati. Voglio che tu metta subito all'opera molti più ladruncoli per questa operazione. Ci sarà una bella ricompensa se uno dei tuoi mi porterà l'auto che cerco. Ok, ognuno di noi affiancherà un ragazzo. House, tu vai con Gordo al laboratorio. Jones, vai con Sammy al percorso di addestramento. Io me ne vado in pausa. E a fine cottura una bella rosolata in forno. Buono, galattico. Non eravate attesi per una lezione di scienze applicate? E infatti. Beh, ci stiamo applicando la scienza alimentare. Vuoi applicarti? Prepararsi, amo io addosso. Chissà dove va a finire questo cavo. Grazie. Molto bravo. I ladri rubano soltanto un tipo di auto, la Edson Hornet. Il professore forse può aiutarci a fermarli. Come tutti voi certamente sorrete, ogni oggetto trasmette delle vibrazioni attraverso l'aria, come molti corpi nell'universo che ci è noto. Anche noi? Il mio rivela Hornet capta i segnali tipici dell'auto in questione. Questo modellino emette un segnale identico a quello della Edson Hornet. Il suo raggio effettivo è all'incirca di 5 miglia e voi potete seguirlo ovunque.
Oggi voi uscirete per la prima volta di pattuglia. Evviva! Vi doteremo anche di un rivela Hornet camuffato da oggetto comune. Pronti? Delle radio, davvero geniale. Ehi, sono gli ultimissimi modelli, ne voglio uno anch'io. Diamoci da fare. Lo sciccoso mi ha pagato la cauzione. Certo, ha bisogno di gente come te per rubare quell'Enzo. Non è meglio arrestarli? Ma no, dobbiamo agganciare la banda di Vic e scoprire cosa c'è in ballo. Che sta facendo lei? Giorno, Mr. Dorf. Conosce le regole. Per uscire dalla scuola bisogna prima chiedere un permesso. Io sono un maestro. E io sono il direttore e stabilisco le regole. Ritorni subito nella sua classe. Sì, signore. Ehi, amico, che novità ci sono? Siamo tanto contenti di vederti. Ho sentito che stai cercando dei ragazzi davvero in gamba. Volete essere dei nostri? Vi considerate dei duri? Di più. Ok, se volete entrare nella banda, dovete rubare un'auto. Ma è come violare la legge. Che aspettate? Portatemi una macchina. Avanti! Non c'è la chiave. Fa lo stesso. So io come far partire l'accensione. Zed, va tutto bene? Mi sono fatto partire il cervello! Secondo voi a fine missione dobbiamo dichiararci in arresto? Scherzi, non mi prenderò mai vivo! Ecco perché Mahoney non ha più trovato quell'automobile! Quelle sono le nuove reclute. Sei sicuro che siano ok a un'aria così balorda? Ma è lo sciccoso, allora è lui il cervello dell'operazione. Che cosa se ne farà di tutte queste Ezzo? Forse vorrà aprire una concessionaria. Ti vogliono al telefono, capo. Sì? Cercherò di ascoltare quello che dice. E dove sono ora? Bene, c'è un nuovo carico di Ezzo nel porto. Ora so che i gioielli sono in una di quelle auto. Giù al porto è appena arrivata l'Edson che cercano. È piena di gioielli. Dobbiamo avvisare il distretto. Mahoney, sono su Hitchcock Pass. Ci sono parecchie interferenze. Siamo in un capannone, in un vicolo che conosci. Devono recuperare una Edson imbottita di gioielli arrivata al molo. Ehi, che diavolo combinato? Ma io li conosco, quelli sono degli sbirri. Ne sei proprio sicuro? Sì, il ragazzo non so chi sia, ma gli altri due sono agenti. Sono quelli che mi hanno arrestato. Vi dichiaro in arresto. Avete diritto all'assistenza di un avvocato. Se volete telefonargli, anzi, chiamo io. Vabbè, ok, fai tu il numero. Switchak ha parlato di gioielli da qualche parte giù al volo. Stava chiamando dal vicolo dove abbiamo perso la Enzo. Andiamo subito. Gli sbirri! Questa la pagherai. Portiamoli con noi, potrebbero servirci come ostaggi. Oggi farà un giro con me, Harry, se voglio vedere in azione i nostri baby agenti. Sì, signore. Ora si spiega come quell'auto fosse riuscita a sparire. E questo che cos'è? Oh, è il walkie-talkie di Zed! Hanno preso Zed e Switchak! Sembra che tutto vada bene, non trova, tenente? Sì, benissimo. Cioè, potrebbe anche andare meglio, forse però non ne sono sicuro. Eccone la 1. Gordo! Salta in macchina, si va a caccia di delinquenti. Tu? Ai! I nostri rilevatori. Devono essere un mucchio di Edson. E direi che sono nella zona dei moli. Ah, accidenti, non ho preso il costume da bagno. Ok, a noi. Bene. Thank you.
Prime unità, richiesta di rinforzi ai Moli. Andiamo anche noi, tenente. Voglio vedere che cosa succede. Oh, no, signore. È solo un'esercitazione. Niente di importante. Era un ordine, Harris. Sì, signore, signor sindaco. Ai Moli 10-4. Dove credete di andare? Abbiamo un 373 in corso, quindi... Non mi importa affatto. Dovete avere un permesso per poter uscire prima. Ecco il nostro lasciapassare, nonnetto. Frugate tutte le auto! Cosa stiamo cercando? Qualcosa che somiglia a un pacchetto in una di queste auto. Gli sbirri! Oh. Ricordate, hanno Zed, Switchock e Billy. Fermi! Restate fuori! Questo è compito della polizia! Harris, chiuda il becco! Ti stai divertendo? Prendete gioielli! Prendete gioielli! Fermateli! Vi prenderemo, spioni! Fine della corsa. Ormai siete in trappola. Ehi! Metteteci giù! Si sale! Primo piano, abbigliamento per i piccini. L'acqua, no! Vi serve una rinfrescatina? Si scende! Piano terra, va in piscina, tuffo! Spero tu soffra di vertigini! Forza, scappiamo dal tetto! Mani in alto, siete circondati! Ridurrò in briciole le auto di quegli sbirri. Pronto? Chi parla? Non vedo più niente! Capolinea! Con una spruzzata di limone saresti più gradevole. È incredibile quanti pesci cadano nella rete. Dove sono? Oh, i gioielli! Oh, ti do io! Gran ballaggio! Preso! Dammi quei gioielli, boccioso! Oh, oh. Abbiamo in pugno! Ferme! L'hai detto, è il suo secondo nome. Lo sciccoso è fuggito, ma gli abbiamo inferto un duro colpo. E noi abbiamo recuperato i gioielli. E consegno a Billy la medaglia al valore per il coraggio che ha dimostrato. Estenderò il progetto Baby Agenti agli altri distretti della città. Povero capitano, tra poco va a finire che non saprete più che pesci pigliare.